È una casa molto importante perché abbiamo riunito abbastanza club per rendere possibile questo evento. Un evento di beneficenza per aiutare due bambini autistici. Questo è il nobile fine della serata organizzata dalla C Milan Abruzzo in collaborazione con la Onlus di Massimo Oddo e Autismo Abruzzo. Campioni dello sport e della solidarietà hanno partecipato all'evento, da Massimo Oddo a Carlo Pellegatti, da Riedo Braida a Luca Serafini, autore del libro venduto durante la serata e destinato in beneficenza. Oltre ai tesserati di numerosi fan club rossoneri, anche tanti bambini hanno preso parte a questa serata tra lezioni di vita e foto ricordo con i loro beniamini. Poi una speciale asta con la maglia di Ibrahimovic e palloni autografati, oltre che il grande privilegio di farsi immortalare accanto alla coppa dalle grandi orecchie del 2007. Emozioni e sorrisi, calcio e solidarietà, l'obiettivo resta quello di vincere anche questa sfida. Vabbè, sempre fa parte dei ricordi, i ricordi più belli ovviamente della mia vita e probabilmente è il ricordo più bello, perché vincere una Champions è qualcosa di meraviglioso. Ovviamente è bello vincere tutto, ma vincere, alzare al cielo una Champions, diciamo che è il sogno di ogni bambino da ragazzino, quindi è sempre un bel piacere rivederla. Ecco, al di là del calcio del Milan, questa sera sei qui però per una causa speciale. Sì, siamo qui grazie a Annella Grossi, quindi a tutti, che è la coordinatrice di tutti i Milan Club, la mia associazione benefica, la Massimo Oddo Onlus, che ormai siamo presenti sul territorio da più di 15 anni. Questo è un grandissimo orgoglio per noi, perché ovviamente siamo sempre stati convinti di portare avanti questo progetto soprattutto per i bambini meno fortunati, per cercare di premiarli, perché è giusto che sia così, e mettiamo tutto il nostro impegno. Carlo, mi viene solo da dire che bella immagine, me lo racconti un aneddoto, una chicca di quella famosa Champions del 2007? Una chicca è che la foto della Coppa con di fianco mio figlio, che aveva solo 10 anni, la sua prima Coppa dei Campioni, e di fianco Pippo Inzaghi, ed è là in camera mia, perché Pippo Inzaghi è nel cuore di tutti noi, e questa Coppa del 2007, poi che aveva un sapore particolare perché veniva dopo la sconfitta incredibile contro il Liverpool di 2 anni prima, quindi è una Coppa particolarmente emozionante. Poi è l'ultima e speriamo di diciamo esorcizzare che ne venga un'altra presto. Senti, invece quel famoso Pescara Milan finito a 4-5, correva l'anno 1992, te lo ricordi? Dov'eri? Lo vedevi all'Adriatico? Certo, ero a fare la telecronaca all'Adriatico, partita incredibile, poi Ricky Massara, Massimiliano Allegri, che poi sono diventati amici, e ricordo quel gol meraviglioso di Van Basten che fermò la palla, poi ancora Van Basten, quindi un'emozione particolare mi ricorda Pescara. Pescara ci viene sempre volentieri, venivo ancora tanti anni fa, mangiavo in questi meravigliosi ristoranti in una piazza, in un ristorante di pesce, e quindi Pescara ha un bel ricordo.